Radicale, siamo con Francesco Paolo Sisto per parlare di prescrizione, di quello che sta succedendo. Allora, oggi il Movimento 5 Stelle è tornato alla carica, ha detto una cosa, diciamo, sulla prescrizione un po', non so, fuori luogo, nel senso ha detto dobbiamo superare l'era Berlusconi, come se Berlusconi fosse il padre giuridico della prescrizione. Allora, come ha trovato questa uscita, insomma, queste... Ma diciamo che sono in vena di originalismi, ad essere proprio benevoli, in realtà sono balle spaziali, raccontate a tutti nella speranza che possano fare qualche effetto, no? La prescrizione rimane un pilastro della nostra Costituzione, il 111, la ragionevole durata del processo. Qualcuno vuole uccidere la Costituzione, non vuole uccidere i processi, questa è la verità. Sono omicidi costituzionali a manetta, basti pensare alla presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, alla democrazia diretta. La prescrizione va in linea col tentativo del Movimento 5 Stelle, per la verità, va detto con onestà culturale, accompagnato da coloro che pur di rimanere al governo si tappano il naso e consentono questa robaccia. Il tentativo è quello di svuotare completamente il nostro paese delle garanzie minime che i padri costituenti hanno scritto. Pensare ad un processo eterno, ad un ergastolo processuale, è una vera follia, una barbarie che porterà il paese ad essere un paese barbaro, in cui la mancanza dei tempi significa assoluta, come posso dire, incertezza sulla soluzione del quesito di fondo. Cioè se il processo penale si attiva per una ragione corretta o scorretta. Conte può ancora svolgere un ruolo di mediatore? Mi sembra che il PD oggi abbia un po' evocato un suo ruolo nella questione. Insomma, pensa che svolgerà questo ruolo di mediazione oppure si è sbilanciato troppo? Io non sono un grande appassionato di un presidente del Consiglio obliquo, che in qualche maniera passa dalla Lega Partito Democratico attraverso i 5 Stelle, senza che questo significhi assolutamente nulla, addirittura criticando Di Maio e Salvini contemporaneamente, come è accaduto l'altro giorno in aula sul MES. Quindi ecco, non credo che il mediatore è colui che è super partes, cioè è al di sopra, ma non soltanto dal punto di vista del ruolo, ma della personalità, e quindi con la sua autorevolezza consente di riportare il greggio nell'ovile, scappato ormai da tutte le parti. Credo che Conte questa capacità non ce l'abbia, è molto bravo nella sopravvivenza personale. Senta, lei l'altro giorno, quando ha chiesto il voto segreto in aula sulla proposta Sì. di legge Costa, lo ha fatto nella convinzione che esiste una maggioranza parlamentare, non dico solo alla Camera, ma anche al Senato, contro l'entrata in vigore della prescrizione come la vorrebbe l'M5S? Guardi, il voto segreto, tanto criticato proprio dal Movimento 5 Stelle e qualche volta anche dal Partito Democratico, ricordo nella scorsa legislatura, è la garanzia di un voto libero da vincoli e un voto di coscienza. Allora, è evidente che il voto segreto su questo tema non serve soltanto alla prescrizione, serve a liberare i parlamentari dal timore che il colore possa essere decisivo poi nei rapporti all'interno del partito. Quando la Costituzione, ancora una volta citata, dà al parlamentare libertà di mandato, credo che da questo punto di vista il voto segreto richiesto e secondo me malamente respinto, perché la giustificazione che non si possono cambiare le decisioni della Presidenza della Camera perché non ci sono precedenti, e il precedente non si crea mai da questo punto di vista, avrebbe invece consentito all'Aula di esprimere una sola cosa, la democrazia parlamentare secondo la Costituzione. Ecco, questo oggi è impedito da un modo di legiferare, decreti legge, fiducia, tutto si risolve in stanze diverse da quelle parlamentari che mortifica il Parlamento. Un'ultima domanda che riguarda la proposta di legge Costa. Sì, Allora, io un'analoga. sono il secondo firmatario insieme a Secondo Costa. firmatario, sì, lo sapevo, però insomma, un disegno di legge analogo al Costa Sisto potrebbe essere presentato anche al Senato e richiesta l'urgenza? Beh, certamente sì, non c'è nulla che lo impedisca, ma il Pensa che si punto. farà questo prima del 31 dicembre? Io non lo so perché il Partito Democratico ha delle grandi responsabilità in questo. Io infatti non considero questa scelta, diciamo così, un crucifige per buona fede che conosciamo tutti per incompetenza e per mancanza di sistematicità nelle scelte. Sono interessati ai balconi inutili,
con quelle coccarde che non hanno nessun significato politico e meno che mai di benessere per il paese. Io sono invece interessato a stigmatizzare l'atteggiamento del Partito Democratico, che parla, blatera, fa finta di, però sostanzialmente alla fine poi, se mal non ho inteso, non impedirà che questa schifezza possa essere introdotta nel nostro paese. Io sono molto dispiaciuto. Il Parlamento non dovrebbe essere oggetto di questi rodei di tori impazziti, di cavalli selvaggi che in qualche maniera non consentono neanche di definire uno spettacolo costituzionale quello che accade. Purtroppo, stiamo assistendo a quello che credo nessun cittadino avrebbe mai voluto che fosse il ruolo del Parlamento, un semplice gregario di dilettanti allo sbaraglio che puntano soltanto a tenere in piedi un governo, PD compreso. L'ultima cosa, ieri abbiamo sentito, prima del question time, il sottosegretario alla giustizia Ferraresi. Lui mi ha detto: lasciamo entrare in vigore questa riforma sulla prescrizione, tanto poi gli effetti si vedranno dal 2024 in poi. Guardi, la competenza non è un'opinione. Quando una legge entra in vigore subito. L'effetto ritardato di una legge è semplicemente una boutade, non so come definirla, una battuta giuridica anche di pessimo gusto. La legge entra in vigore subito e questo comporterà degli effetti su tutti i reati che saranno commessi di seguito al vigore della stessa legge. Quindi non è quanto durerà un processo, anzi è proprio il contrario, proprio la durata indefinita del processo che non consente di prevedere quando le patologie saranno così irreversibili da mettere in crisi proprio la struttura stessa del processo. Quindi, con tutto il rispetto per l'opinione altrui, mi sembra che questa sia veramente una inaccettabile, non posso dire quello che sto pensando. Non c'è nel dizionario, no, ancora devono inventare. No, non ce l'ho in testa, è una parola che ha due Z in mezzo. Ho capito, quindi, va bene. Quindi non la dico, diciamo, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Va bene, ci siamo intesi. Grazie a Francesco Paolo Sisto.